Buongiorno, il mio graditissimo compito è quello di dare il benvenuto a tutti voi a nome della governance della Sapienza, mio personale e della professoressa Francesca Romana Berno, che è la presidente del Consiglio Tecnico Scientifico del Sistema Bibliotecario, che si scusa per non essere presente, sarebbe molto molto piaciuto, ma aveva un impegno altrove e quindi non è potuta essere con noi. Noi siamo, malgrado l'età di questa università, che ha più di 700 anni, siamo molto giovani invece come sistema bibliotecario, da poco abbiamo compiuto i 10 anni, quindi ogni occasione per avere scambi, approfondimenti, incontri con altre realtà che hanno maturato maggiore esperienza di noi, per noi è molto gradita, perché in fondo abbiamo ancora molto da imparare in termini di organizzazione, dei servizi, di organizzazione in generale del sistema. Quindi sono molto felice di avere questa opportunità oggi. Occasione che secondo me è quanto mai proficue, in quanto a dispetto di una organizzazione sovrastrutturale, diciamo, che vede le università italiane teoricamente contrapposte le une con le altre per questioni di valutazione, di finanziamenti, eccetera, e sistema, diciamo così, struttura che si replica all'interno delle stesse università, dove i dipartimenti teoricamente dovrebbero essere l'uno contro l'altro, dipartimenti di eccellenza contro dipartimenti meno dotati. A dispetto di tutto questo, io trovo che in nessun ambito della vita universitaria, e tanto più in quello delle biblioteche, si percepisca questo clima di competizione. Ho sempre vissuto, e appunto soprattutto nell'ambito delle biblioteche, abbiamo sempre vissuto un clima di partecipazione, di condivisione, di scambio, in progetti o semplicemente in occasioni come queste di reciproco scambio di idee e di visioni e di prospettive. Quindi io credo molto in questo, come tutti noi immagino, credo molto in questo tipo di interscambio. Personalmente devo dire che non è soltanto qualcosa che favorisce le organizzazioni o quindi la struttura professionale della nostra vita, ma anche la nostra esperienza personale. Devo dire che i miei anni ormai lontani all'interno del Coordinamento Nazionale delle Biblioteche di Architettura prima, poi del CIBER, che era uno dei tre consorzi nazionali per l'acquisizione di risorse elettroniche, sono stati fondanti, sono stati fondamentali non soltanto appunto per l'esperienza, per favorire l'efficienza e l'efficacia dei sistemi all'interno dei quali noi lavoravamo, ma anche per favorire una crescita personale. Sono stati anni importantissimi, quindi è bello che dopo un po' di tempo che è passato anche a causa delle ovvie restrizioni che abbiamo dovuto vivere, è bello che ci si rincontri come sistemi per mettere in comune le proprie idee su quello che può essere le prospettive, il futuro, e quindi l'impegno di ciascuno per migliorarsi e per migliorare il sistema nel suo complesso. Quindi vi auguro una ottima giornata di studi e di approfondimenti, e do la parola senz'altro a Rosa Maiello, che ci saluta a nome dell'Associazione Italiana Biblioteche. Grazie. Grazie. Allora, tanto grazie alla Commissione di AIB, Biblioteche, Università e Ricerca, di aver organizzato questo convegno, secondo me
necessario, che cerca di colmare un vuoto di presenza dei bibliotecari di università dal dibattito pubblico, già scarso per la verità, sulle biblioteche e sui bibliotecari, perché le biblioteche di università e ricerca sono un'entità che rappresenta una comunità nella comunità, o rappresenterebbe una comunità nella comunità più ampia delle biblioteche italiane e delle biblioteche di tutto il mondo, se non fosse che il tessuto istituzionale e della cooperazione bibliotecaria anche dal basso è abbastanza frammentato, per cui non dispiega le sue tutte le potenzialità che potrebbe dispiegare, a dispetto del fatto che in Italia ci siano state nel tempo delle esperienze anche molto innovative. Ieri abbiamo come Associazione Italiana Biblioteche celebrato il centenario della nascita di Angela Vinai, promotrice nella doppia veste di direttrice dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico e di presidente dell'Associazione Italiana Biblioteche, della più grande esperienza di cooperazione nazionale bibliotecaria, che è il Servizio Bibliotecario Nazionale, che poi è nato in un modo e si è evoluto in un modo diverso rispetto alle aspettative, cioè non è ancora riuscito a diventare la rete nazionale delle biblioteche italiane e della cooperazione bibliotecaria italiana, se non per alcuni aspetti specifici: il catalogo, lo scambio, il prestito interbibliotecario. Dal nostro punto di vista, lo sviluppo lo sviluppo delle singole biblioteche non può prescindere dal confronto nella comunità professionale tra i bibliotecari e dalla cooperazione interistituzionale, anzitutto tra simili, quindi tra biblioteche di università, se siamo biblioteche di università, e poi per allargare il cerchio a tutti, allo scopo di includere quanti più utenti possibili e offrire servizi sempre più avanzati al loro sostegno. Quindi ringrazio Serena, che come sa avevo dall'inizio del ormai lungo mio mandato, avevo invitato a sondare il terreno per cercare di capire se, come, con quali modalità si potesse riprendere l'unico grande progetto di rilevazione nazionale sul non sistema bibliotecario universitario italiano, che è stato GIM, giunto alla seconda edizione e poi fermatosi. In passato aveva avuto dei significativi finanziamenti questo progetto per poter essere portato avanti, e a questo punto, da un lato, ci incoraggia a pensare che ci saranno delle evoluzioni il fatto che l'Istat si sia occupata di delle biblioteche pubbliche con una indagine con indicatori più accurati, e di questo ringraziamo Chiara Fagiolani che per aver, come dire, collaborato scientificamente a questa indagine, e speriamo che essa venga estesa al mondo delle università e della ricerca e anche di altre tipologie di istituti che, pur non appartenendo al nostro mondo, tuttavia possono essere considerati affini, perché di dati abbiamo bisogno, anche se ce lo raccomanda Di Domenico, ce lo raccomanda Agnese Bertazzoli in una sua pubblicazione recente, e lo vediamo, perché appunto la tendenza generale è quella di formare le decisioni sulla base di evidenze, quindi evidenze che devono appunto rivelare, raccontare la situazione delle, che cosa fanno gli istituti, i nostri istituti, e quindi già
quello permetterebbe di renderne una rappresentazione coerente con la vita ordinaria degli stessi, ma anche il loro impatto sulla società e sulla comunità servita, soprattutto in considerazione del fatto che, come sappiamo, come sperimentiamo, come percepiamo lavorando nei contesti delle università, le biblioteche sono istituzioni culturali che condividono affinità maggiori tra di loro che non con gli istituti di appartenenza. Nonostante il fatto che offrano notevoli servizi alle università e agli istituti di ricerca e che quindi, diciamo, siano di supporto alle loro missioni, ricerca, didattica, terza missione, in vario modo, anche con soluzioni innovative ed avanzate, ma questo loro apporto, per una serie di circostanze che tra l'altro ho cercato di analizzare nel contributo al volume In onore di Giovanni Di Domenico, uscito di recente, non emergono. Quindi sicuramente far emergere questi dati, come ci verrà raccomandato, è una priorità. L'altra priorità è quella di riprendere quella consuetudine che sia in ambito associativo, e quindi parlo dell'AIB, sia in ambiti diversi, reti di sistemi bibliotecari che ragionavano insieme all'interno, per esempio, di Infer, che era semplicemente una comunità di esperti e che il cui presidente è stato per tanti anni Tommaso Giordano, qui presente, anche past president AIB, e che cercavano di promuovere il confronto sulle buone pratiche, sulle attività da svolgere, su temi che caldissimi che conosciamo tutti, le negoziazioni per le licenze d'uso, anche le richieste di riforma in tema di diritto d'autore, la promozione dell'open access, di cui sottolineo i bibliotecari italiani sono stati i primi e più convinti promotori. Il fatto che, ad esempio, nel Piano Nazionale per l'Open Access le biblioteche e i bibliotecari manchino del tutto è sintomatico di una sorta di autocensura da parte dei bibliotecari stessi, visto che a quella stesura hanno partecipato anche i bibliotecari. Il fatto che nel Piano Nazionale per l'Università e la ricerca, PNR con una R, ci siano le biblioteche siano citate 3 volte soltanto, una volta nella parte sull'antichistica per dire che sono infrastrutture di ricerca, e quindi questo ci conforta, una volta per dire che sono silos di materiale da digitalizzare, e quindi bisogna digitalizzarlo salvo preoccuparsi di come conservarlo. E qui c'è Giovanni Bergamin, che è stato il papà del sistema di deposito legale digitale in Italia, magazzini digitali, che è probabilmente uno dei massimi esperti a livello internazionale in termini di conservazione bibliotecario. La terza volta per dire che non sono infrastrutture di ricerca, attenzione, non sono infrastrutture di ricerca. Allora, il punto qual è? Che probabilmente i nostri servizi più sono efficaci e meno si vedono, e in più l'altro punto è che per una serie di circostanze, i tagli al personale, la verticalizzazione della governance delle università scaturita dalla riforma del 2010, dalla legge 240, e tutta una serie di fenomeni ha fatto sì che la comunità dei bibliotecari, diciamo, l'università è una comunità composta da diversi mondi, i bibliotecari, i docenti, gli amministrativi, gli informatici, purtroppo numericamente e dal punto di vista degli inquadramenti, i bibliotecari erano proprio quelli quantitativamente meno presenti. La componente bibliotecaria, e questo naturalmente lo ha penalizzato, perché le principali scelte a livello di governance generale
locale sono adottate da soggetti che di biblioteche sanno poco e che magari continuano, pur utilizzandone tutti i servizi, a considerarle appunto come si vede in quel piano. Tutte le suggestioni, le evidenze, le raccomandazioni a superare questa invisibilità sono naturalmente non solo benvenute ma necessarie per, come dire, rafforzare la nostra presenza. Ovviamente io ne faccio non una questione corporativa, proprio per costume, per indole, eccetera, non lo sono mai stata, e credo che anche l'Associazione Italiana Biblioteche nelle sue stagioni migliori non sia mai stata come dire, un soggetto chiuso nella difesa di prerogative non giustificate da bisogni sociali oggettivi. Invece sono convinta che le biblioteche siano necessarie, che le biblioteche nelle università abbiano delle capacità e delle potenzialità che, sfruttate bene e sostenute dalla comunità universitaria, dalle comunità universitarie, possano essere messe a frutto per lo sviluppo della ricerca, per lo sviluppo dell'impatto della ricerca sul territorio, sulla società, per lo sviluppo, per la formazione degli studenti e, diciamo, per, oggi si dice capacitazione, a me non dispiace questo termine perché appunto sintetizza quello che le università in qualche modo devono trasmettere ai loro alla componente più giovane della comunità. Avevo dimenticato gli studenti, che pure sono fondamentali. E quindi cosa possiamo fare noi per la capacitazione dei ricercatori, del pubblico generale? Quale apporto possiamo dare al territorio? Come possiamo entrare nelle attività del mondo, per esempio, dei patti per la lettura, nel mondo della valorizzazione culturale, eccetera? E che cosa possiamo fare per capacitare gli allievi, gli studenti, le nuove generazioni per il futuro? Ci preme saperlo, e poiché sono tra l'altro in un'università che mi è familiare per tanti motivi, e soprattutto per il fatto che ne ho frequentato con profitto la scuola speciale per archivisti e bibliotecari, adesso si chiama in un altro modo, e che è la principale università, diciamo, che offre corsi più strutturati, un percorso per il bibliotecario che voglia formarsi più strutturato, io auspico, credo, spero che ci sia forte collaborazione tra il sistema bibliotecario e questa componente, perché, come diceva Barberi, un nostro maestro, quella del bibliotecario è una professione ancipite, cioè non può annegare solo nelle pratiche e deve, come dire, sfruttare l'oggetto del suo lavoro, che è la biblioteca, per trasformarla in ricerca e quindi in innovazione per la biblioteca. Quindi l'auspicio è che i corsi di biblioteconomia si moltiplichino e si nutrano anche della collaborazione stretta, nella fattispecie, con il sistema bibliotecario della Sapienza. Ma è un discorso che faccio generalmente su tutte le biblioteche, perché le biblioteche sono l'oggetto della ricerca. Grazie e buon lavoro.